svolge oggi, 19 settembre, la presentazione di apertura della manifestazione del 29esimo campionato internazionale di pesca sportiva. Sono 9 le nazioni coinvolte per un totale di 16 equipaggi, 4 sportivi per ogni imbarcazione. Gli equipaggi sono già arrivati e a breve vedremo questa cerimonia ufficiale di apertura. La Federazione Internazionale di Pesca Sportiva ha scelto l'Italia e la Federazione Italiana di Pesca Sportiva ha insignito il Club Nautico di Pesaro di organizzare l'evento e di svolgere, di sviluppare le 4 giornate di evento proprio di fronte a noi, nel nostro mare, a 25 miglia dalla costa. Francesco Galeppi, presidente del Club Nautico Pesaro, buonasera e grazie per averci invitati a questa giornata veramente importante per la nostra città. Diamo il via a un qualcosa di veramente di portata internazionale. Cosa andiamo a presentare oggi? Buonasera a tutti. Presentiamo il 29esimo campionato del mondo di pesca d'altura, disciplina Big Game, specialità drifting. È un'occasione importantissima, difficile da organizzare, come ovviamente ognuno di noi può comprendere in un'epoca così difficile come quella attuale del Covid. Comunque sono presenti 16 equipaggi per 9 nazioni, il che ci ha reso particolarmente contenti e felici perché, come detto, non è facile in nessuna parte del mondo anche solo di preparare una manifestazione, preparare a partire per venire a godere, spero, delle nostre bellezze, la nostra bellissima Pesaro, le nostre bellezze naturali che faremo conoscere a tutto il mondo. Si tratta di un campionato mondiale, una disciplina internazionale che onora l'Italia e onora soprattutto la città di Pesaro. Pesaro, città dello sport già nel 2017. Ecco, che cosa significa per la nostra città, per il Club Nautico, questo essere insigniti di così tanto e importante clamore? Perché avremo un riscontro anche a livello internazionale, si parlerà di noi. Certamente si parlerà, un evento così si parla ovviamente in tutto il mondo. È molto importante, siamo grati alla Federazione Internazionale, FIPSMER e la Federazione Italiana Pesca Sportiva di averci insignito di questa importantissima manifestazione. Ringrazio ovviamente loro, ma ringrazio soprattutto i nostri partner, i soci del Club Nautico Pesaro, il Consiglio Direttivo che mi hanno supportato e soprattutto penso anche sopportato in questo periodo difficile. Ma un ringraziamento particolare andrà anche a tutti i nostri amici tonni che mangeranno le nostre esche e che per nostra fortuna verranno liberati al termine, filmati e liberati al termine dell'azione di pesca. Quindi è una pesca no kill, non si uccide alcun pesce e questo siamo particolarmente felici perché la federazione ha abbracciato questa disciplina no kill da diversi anni e noi siamo degni interpreti di questa manifestazione. Stefano Sarti, vicepresidente pesca di superficie, può dirci come si svolgerà l'evento che andremo a presentare proprio in questo pomeriggio pesarese? L'evento che si svolgerà è una cerimonia d'apertura molto molto importante perché dà l'inizio di questo campionato del mondo ed è un modo per promuovere il territorio, per promuovere sia le attività di pesca, sia il mondiale se stesso, ma anche per promuovere il territorio. La pesca deve essere un veicolo per il territorio, per la promozionalità. Questo è il nostro obiettivo con questo mondiale, è il nostro obiettivo quello che stiamo realizzando a Pesaro, anche se Pesaro è centrale per la federazione e per alcune attività importanti come il Big Game. Qui siamo concentratissimi e ovviamente poi siamo una federazione sportiva, la 4ª federazione del CONI, per cui ci auguriamo anche di portare a casa qualche medaglia. Allora, può raccontarci nello specifico, in maniera tecnica, che cosa accadrà in queste 4 giornate?
Certo, queste quattro giornate, la prima giornata è una giornata di prova ufficiale dove gli equipaggi si misureranno nella pesca drifting e le altre tre prove porteranno il punteggio per aggiudicare la nazione campione del mondo. Una particolarità che mi sembra ovvio, la pesca sportiva è catch and release, ovvero sia noi rilasciamo il pesce. Il pesce viene rilasciato come in tutti i campionati italiani, questo è importante, viene trattato con la massima cura, ci sono squalifiche per gli equipaggi che trattano male il pesce e addirittura lo maltrattano. Verranno, in alcuni casi potranno anche venire taggati e individuare scientificamente le rotte di migrazione di questi tonni. Infatti la federazione è a supporto di questi dell'ICCAT, che è l'istituto internazionale che si occupa della tutela del tonno rosso, proprio per cercare di sviluppare queste attività. E il mondiale di pesca non si esime da questo ed è secondo me un fattore molto importante perché, come ben sappiamo, la natura va tutelata e noi siamo, ovviamente essendo l'associazione ambientalista più importante d'Italia, che siamo veramente l'associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente più importante d'Italia, questo facciamo. Nicola Baiocchi, consigliere regionale delegato personalmente in rappresentanza della regione dal presidente della regione Marche Francesco Acquaroli e dall'assessore Latini. Parliamo oggi di sport a Pesaro, sport internazionale a Pesaro. Sì, una manifestazione internazionale importantissima per la nostra città, quindi ho seguito personalmente dall'inizio l'evolversi di questa manifestazione, della possibilità da parte del Club Nautico di organizzare questa cosa importantissima su Pesaro. Abbiamo dato un contributo importante, abbiamo subito manifestato il nostro interesse a questa manifestazione, quindi siamo qui ad inaugurarlo, siamo molto contenti per tutto ciò che concerne sia l'interesse per la città di Pesaro per queste manifestazioni internazionali, sia a livello turistico, sia tutto quello che porta a livello per la nostra città. Quindi siamo molto contenti, molto felici e complimenti al Club Nautico e all'organizzazione per aver portato in città questa splendida iniziativa. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, il 29esimo evento di pesca internazionale, pesca sportiva al tonno rosso, prestigio per la nostra città. Sì, siamo molto contenti, intanto un ringraziamento al Club Nautico che ha consentito questa manifestazione. Noi abbiamo collaborato per quello che abbiamo potuto, perché in questo momento riempire la città di persone che vengono da tutta Europa e da tutto il mondo è molto importante per la rinascita di Pesaro, è molto importante per proseguire questa bella stagione che vogliamo prolungare il più possibile fino alla fine di settembre. Quindi davvero complimenti, in bocca al lupo a tutti coloro che gareggeranno, una manifestazione molto impegnativa ed è anche la dimostrazione del legame profondo che la nostra città ha con il mare. Mila Della Dora, assessore comunale allo sport, un pomeriggio davvero interessante e di prestigio per la nostra Pesaro. Sì, siamo orgogliosi di ospitare questa prestigiosa manifestazione, è la 29esima edizione dei campionati del mondo, dopo 4 rinvii finalmente si fa in Italia e si fa a Pesaro, è la seconda volta che questo campionato del mondo si fa in Italia e siamo contenti che la Federazione Internazionale abbia scelto Pesaro, grazie al Club Nautico. Il Club Nautico per noi e per la nostra città è un punto di forza e di prestigio, non è la prima competizione che organizza, siamo città dello sport non solo per l'impiantistica sportiva che abbiamo, ma anche per quelle che sono le bellezze naturali come il mare, quindi un impianto outdoor ottimo per ospitare una competizione di questo tipo. Non posso che fare i migliori auguri, non so se si può dire così, ai 16 equipaggi che provengono da tutto il mondo. Andrea Biancani, vicepresidente del Consiglio regionale, ci troviamo qui a Pesaro oggi per celebrare un qualcosa di veramente grande, a livello internazionale addirittura.
Sì, oggi è veramente un evento importantissimo, si tratta di un evento internazionale a livello mondiale che come Regione Marche abbiamo voluto sostenere perché riteniamo che anche puntare sulla pesca sportiva per promuovere il nostro territorio possa essere una bellissima opportunità. Noi siamo una città di mare, la pesca la fanno tantissime persone, ma voglio fare i complimenti anche al Club Nautico per essersi buttati in questa avventura, un'avventura sicuramente complicata e non semplice, però speriamo che vada tutto bene. E in bocca al lupo a tutte le persone che sono venute da fuori per venire a fare questo torneo, ma anche per visitare il nostro territorio. Attilio Laporta, segretario generale FIPS MER. Affrontiamo un attimino il discorso equipaggi e nazioni. Chi sarà presente? Dunque, sono presenti 16 equipaggi per 9 nazioni partecipanti. Normalmente negli altri campionati c'è una partecipazione un poco più massiccia, ma è il primo campionato che si disputa dopo il lockdown e quindi normalmente, nonostante ciò, però ci sono anche 2 equipaggi del Messico che sono arrivati, quindi... So che lei salirà sul palco proprio per dare il via ufficiale alla cerimonia. Dunque, tecnicamente funziona così, La manifestazione, un campionato viene aperto dal presidente o da un suo delegato, quindi io sono qui nella veste di delegato del presidente della Federazione Internazionale, quindi ufficialmente aprirò questo campionato e anche dopo la consegna dei premi e delle medaglie chiuderò ufficialmente questo campionato. Spaventa, qui ci sono uomini di mare e siamo pronti per giocarcela alla grande, alla meglio e speriamo sinceramente di vincere. Dal Club Nautico e dalla FIPSAS e soprattutto dall'Italia, un arrivederci, a presto su Rossini TV.